Benvenuto. Do che sei così camicciati? Abbiamo... Dai, siamo ridicoli così, veramente. Tu sei ridicolo. Fatti vedere sotto cosa sei con la camicia e i pantaloncini da palestra. Oh. Questa è tutta finzione. Chiudi che ci rubano le idee subito, va? È come se fossimo in... Nella sua manetta. No, l'ho abbassata. No, l'ho abbassata, guarda, controlla. Sì, l'hai abbassata di così. Porco dia. Così devi abbassarla. Sì, spegnere allora. Tanto sì. Si spegne adesso. No, perché ho sbattuto le porte, mi sa. Cosa vuol dire? Chi ha fatto contatto? Sì, sbatti le porte e trema il muro. E come se fossimo smart working. Sì. Allora Daniele, come stai? Bene, tu? Bene. Ragazzi, oggi siamo tornati perché è da un po' che abbiamo accantonato questo format con una reaction agli scherzi delle Iene. La vittima, che conosciamo tra l'altro anche di persona di questo scherzo, è la figlia di Michelle Hunziker, ovvero Aurora Ramazzotti. Lo scherzo dovrebbe risalire a circa tre anni fa, periodo lockdown comunque. Okay. Se non sbaglio viene proprio fatto durante il lockdown questo scherzo. Vediamo che cosa succede, come sempre aspettiamo le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Oh, buona visione a noi, ma soprattutto buona visione a voi. Noi conosciamo di persona. Eh sì. Abbiamo conosciuto. Vabbè, cos'è? Dopo un po' devi riconoscerti se non la vedi più. Sì. Se la vedi una volta. Vabbè, se la vedi in giro ti riconosce, voglio dire, sa chi sei. Non lo so. Perché? A te sì. No, anche a te. Ma no. Sei venuta il compleanno di Simo. Vabbè, ma quanti fa? Quanti... Ho capito, non è che perde la memoria, come noi ci ricordiamo di lei, tu che sei figlio d'arte. Sì, figlio d'arte. Intanto la Paola, non diciamo che business che c'ha, illegale, ma c'ha pure un business. La quarantena non è semplice per nessuno e tutti stanno cercando di inventarsi dei modi per passare questi lunghi mesi. Michelle Hunziker sta trascorrendo le giornate insieme alla sua famiglia allargata. Il marito... Tu, Dadda, durante la quarantena per passare il tempo cosa facevi? Ti ricordi? Beh, io andavo a lavoro. Ah, sì? Perché la mia azienda, col fatto che servivamo alcune cose, mascherine, gel, eccetera... Ah. Avevamo il permesso di stare aperti. L'unico in Italia eri, praticamente. C'erano un po'. Sì, vabbè, ma non la maggioranza, di sicuro. Però sì, tre volte a settimana andavo, quattro. Non davo, pensa a te. Io ero a casa che correvo sul tapirulane cercando di dimagrire. Tommaso Trussardi, le loro due bambine, sua figlia Aurora Mazzotti, Goffredo, fidanzato di Aurora, e Sara, la loro migliore amica. Che tra l'altro, Sara, conosciamo pure lei, è la figlia di Pino Daniele. Esatto. Pensa a essere figli di Pino Daniele. Assurdo, Cadrebbe se arrivassimo noi a rovinare questo bel quadretto familiare? Per prima cosa abbiamo contattato Aurora. Come stai passando questa quarantena? Ma ti devo dire tu... Ah no, io ho detto una cazzata prima. Cosa hai detto? Che lo scherzo è fatto a lei. In realtà è la madre. A Michelle? Eh sì, perché se hanno contattato lei, vedi che ho sbagliato tutto. Subito. Scusate, amici. Tutto bene, ognuno ha i suoi spazi. Quindi c'è molta armonia, mi sembra di capire. Sì, andiamo proprio molto d'accordo. Mi preoccupa che me lo chiediate così, perché vuol dire che volete disturbare questa armonia. Ed è qui che casca l'asino. Noi ti abbiamo... Anche tu facevi chiamate così in smart working con la chitarra. Chiamato perché vogliamo provare a fare il primo scherzo in quarantena delle Iene. E sai a chi lo vogliamo fare? Ma per caso a mia madre? Sì! Ma che intuito eccezionale! Bello però scherzo in quarantena, perché comunque è difficile sospettare che magari in quel periodo qualcuno ti faccia uno scherzo in casa. Ora le facciamo la proposta indecente. Come la prenderebbe tua mamma se scoprisse che il tuo fidanzato e la tua migliore amica hanno una storia insieme di nascosto in casa vostra? Pesante questo, vabbè, essendo sua madre, certo. Ovviamente dalla sua parte, dai, allora. Bene, no, potremmo riuscirci, sai? Dobbiamo coinvolgere gli altri due complici. Allora, siamo carichi? Siamo carichi. Qua abbiamo i nostri due attori che sono già stati informati della loro missione. Non sarà facile. Io avrei paura, Daniele, per la reazione di Michelle. Tu vorresti essere figlio di Michelle Hunziker e dei Rosa Mazzotti? Ah? Quanto me la canterai con Eros? Oh, madonna, una voce nasale lì, incredibile sarebbe. Studiata bene perché lei ci sgama su. Urba. Lo scudo me l'hai presa appena l'hai saputo. Sì, Michelle mi dà l'idea di una comunque sempre attenta a queste cose. Tagliata. Sì, non sarà semplice. Non voleva farlo, ma tuttora non so se... Io non sono abbastanza forte.
veramente, per poter fare una roba del genere in casa degli altri. Due domande. Tra l'altro loro due adesso sono genitori. Eh sì. In questo momento non lo erano ancora. No. Quindi hanno avuto un bambino da non moltissimo. La buona riuscita delle riprese sarà solo nelle loro mani. Arsenale pronto, consegniamo tutto ad... Se io dovessi farti uno scherzo, dove metterei le microcamere? Qua? No, in una roba tua, sai dove le infilerei? Dove? Nel tuo borsello di Louis Vuitton. Che borsello di Louis Vuitton? Zara! Tanto ce l'hai sempre dietro, quindi ti seguirebbe anche in giro. Muniti di autocertificazione, partiamo da Mediaset in direzione Bergamo. Una volta arrivati, lasciamo il materiale sotto casa di Aurora, così da evitare ogni contatto. Vado all'autocertificazione, prima che ho svuotato la mia vecchia macchina. L'ho trovata. Quando c'è scritto fare la spesa ad Esselunga e prendere da mangiare il cane all'Arca Planet, le motivazioni. Grazie a te. Mamma mia, che schifo quel periodo. Mentre Michelle è impegnata, la nostra complice corre a recuperarlo. Con l'agilità di un pinguino, è però impreparata all'immane sforzo fisico. Quello è sono le mura di casa? È un castello. No, è un appartamento. Sì. No, no, è un castello. L'altro giorno eravamo in chiamata con Stefano e lei è arrivata. Io ero con Goffredo, io ho finto che stavamo facendo sesso, ok? Come avete fatto a fingere che stavate facendo sesso? Niente, io ero tutta scompigliata e mi fa: cosa stai facendo? Io, devi stare. Bene, Michelle sta chiamando tutti all'ordine per fare una foto di famiglia. Beh, non ti ho sentito dei passi. Ci risentiamo. Comunque la casa deve essere veramente grande per non sentire una chiamata del genere, cioè, capito? Certo. Porco Giuda, deve essere dall'altra parte della casa per non sentire. Prima occasione per lasciare subito il segno. Notate nulla di strano? Durante lo scatto, Goffredo abbraccia la gamba di Sara e il pubblico di Instagram lo nota subito. Ma Goffredo è il fidanzato di chi? Michelle non... Madonna, che esagerati. Vedi le persone a casa? Oh, sono pronte lì subito a commentare. Figurati poi in quarantena. Punti a sfogare. Tutti fuori. Cioè, poteva anche semplicemente essere appoggiato per amicizia, certo. Voglio dire, che esagerati. Tutti quelli che vedono del marcio in questa cosa è perché loro sono maliziosi. Infatti, non c'è niente di cui preoccuparsi. E mentre la Uzi, che era impegnata nella palestra di casa, Goffredo, Aurora... Ricordati la palestra di casa. Ricordatelo, perché nel futuro ce l'avremo pure noi. Sì. Ricordatelo. Però rimarremo sempre umili con la palestra in casa, però. La nostra complice manda un messaggio a sua madre dicendole che ha bisogno di parlarle. Michelle non può rispondere subito. Nel frattempo, controllo in tempo reale cosa sta facendo. In live su Instagram a fare fitness. Attenzione. Come ti muovi? Sono depressa, mi devi consolare, vieni qua. Più si prolunga l'attesa, più l'agitazione fa sudare Aurora, che così decide di vestirsi più leggera e provare a telefonarle. Mamma, dai, vieni un attimo. Ma dove cazzo è che sono nella stessa casa? Dada. Sarà sotto. Ma si telefonano addirittura. Finito adesso, arrivo amore, arrivo. Ma scusami, che avevo visto che avevi finito. Sì, è perché mi è saltata la diretta, dimmi. Ma niente, io sono un po' depressa, onestamente. Poi volevo approfittare che non c'era Goffo, perché ti volevo parlare un attimo anche di lui. È solo la mamma. Secondo. Adesso glielo dico, perché lei non lo sa ancora. Vai di là, perché la mamma deve parlare con Auri, che ha bisogno. Comunque Michelle Hunziker mi dà proprio l'idea di una madre confidente, no? Sì. Le direi tutto io, è una persona di cui ci si può fidare. Oh, sono un po' in para, mamma. Perché? Perché dobbiamo andare a convivere noi tra poco e in questo periodo, cioè qua in casa, non so se hai notato, non è che andiamo proprio d'accordissimo, perché se già... Qui siamo nel momento in cui lei gli dice queste cose semplicemente per iniziare già un po' in sospettiva, ovviamente. Poi lei starà attenta ai singoli comportamenti che avranno le altre due persone. La cosa di Goffo, io direi anche lì, mettiti su standby, perché adesso siamo in una situazione che non è la convivenza. Questo è peggio della convivenza. Dice come... In quel periodo, secondo i dati statistici che ci sono stati, non so quante coppie si sono lasciate. Perché comunque va bene convivere, ma non essere obbligati a stare 24 ore su 24 in casa è folle. Sì. Comunque Sara, c'è comunque Tommy con le sue cose, ci sono io, ci sono le bambine, ci sono un sacco di cose, ok? Sì, tra l'altro Sara gli sta accollata di brutto. A lui? Cioè, ma veramente, in che senso? Ma cioè, gli che sono costantemente lì, cicicocò. Però, cioè, lui non gliene frega proprio un c***o. Figuarda, posso dire, no, lo dico, no.
Auri, non gliene fotto un cazzo. Cioè, sono due. Sono meno preoccupata per lui, più per lei. Non lo farebbe. Quindi secondo me adesso succederanno robe, carezze, magari che ci fa più attenzione. Eh sì. O che ne so. Qualcosina in più che la faranno insospettire. Ma poi tra l'altro non sapevo nemmeno che il fidanzato di Aurora e Sara si conoscessero da tanto tempo. Ma lui da che contesto arriva? Si sa? Paso Delante. Ma tua mamma Paso Delante! Beh, sembra, può sembrare uno di Paso Delante. Ma il comportamento di Sara ha una spiegazione per Michelle. Sara è un'amica del cuore tua, è un'amica del cuore sua. Quella non vede il c***o due mesi. Due mesi. No, ma veramente, cioè, sta andando fuori di testa Sara. Non vede il c***o. Vabbè, Daniele! Così parla così in confidenza. Mia madre non mi parlerebbe mai così. No? No. Parla solo di c***o. No, ma giuro, con me parla solo di c***o. Con lei addirittura. Io dico, vabbè, la lascio parlare. Ti dice. Possiamo fare in modo tale da vedere magari i figli, perché uno di quelli è abbastanza buono, dico. Ah, sì, ti giuro. Queste saranno cose che si sono dette veramente. Pensate. A quanto pare Sara si è calata bene nella parte e Michelle, tranquillizzando sua figlia, pensa di aver risolto tutti i problemi. Ma abbiamo solo aperto le danze. Lei è stata brava, però anche i consigli da madre sono stati giusti, secondo me. Dai, ha detto, non ti preoccupare, sarà il periodo, voglio sì. dire. Però adesso, secondo me, piano piano... Ma sì. Anche Sara lì, secondo me, ha incominciato a dirgli queste cose qui, appunto per lo scherzo. È fuori, ma sei sordo? Oggi sento i rumori vicini. Gli ha detto quelle cose lì per lo scherzo. Ah, dici che l'abbia sì. un po' preparata? Sì, ah, voglio sì. dire, capito? Sì, sì, ci sta. Approfittando dell'assenza di Michelle, sta mettendo a letto le bambine, Goffredo piazza le microcamere. Ecco la nostra ignara vittima, convinta di gustarsi una piacevole serata. Ma c'è un problema, Michelle... Qua è piazzata perfettamente, dove cazzo l'ha nascosta, si vede tutto. Decide di non sedersi al suo solito posto. Goffredo, con un colpo da maestro, raddrizza la telecamera. Ma poco dopo, Michelle cambia ancora idea. Ti ho aggiunto. Ma vieni qua! E così il povero Goffredo, pregando che lei non si sposti più, si rialza e va a ruotare nuovamente la telecamera. Fenomeno qua, eh? Si è spostata tre volte, si è spostata. Ora finalmente siamo pronti per lo spettacolo. C'è la bomba, sto vivo. Dopo 20 minuti dall'inizio, Sara è un po' sofferente. Goffredo, come un rapace, si getta subito su di lei, sotto lo sguardo stranito di Michelle. La Hunziker cerca di interpellare Aurora, che però sembra immersa nel film. Allora... Cerca di attirare l'attenzione, perché le sembra tutto strano adesso. Ci prova anche Michelle, ma con la coda dell'occhio sembra più interessata a un'altra storia. Ma io. Terminato il massaggio e anche il film, è meglio andare a dormirci su. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ciao, mamma. Chissà quali pensieri porterà la notte. E il primo sospetto l'abbiamo messo lì. Vediamo come progrediranno le cose. Racconta Aurora l'indomani. Praticamente stamattina mi sono messa a fare colazione e l'ho vista mia madre avvicinarsi furtivamente. Mi fa, ieri sera ho visto quello che intendevi e ti capisco. E mi ha anche detto, io non so come hai fatto, sei stata anche fin troppo brava, perché io a 23 anni non ce l'avrei mai fatta. Volevo dirle, mamma, è solo perché non è vero. Se no sarebbe impazzito, ovviamente, per una cosa del genere. La scena successiva sarà in cucina. Aurora convoca Michelle. La situazione è sempre più grave. Ragazzina, Michelle. Cioè, dai, sure, non so quanti sì, anni sì, abbiano sì. di differenza, però... Sembra una ragazzina. Tipo, non ce la faccio più a stare qui. Ci sono gli occhi puntati addosso. Perché che ci sentiamo? Eh sì, cara Hunziker. Hanno trovato questo messaggio molto sospetto. Sembra che il massaggio della sera prima abbia urtato più lei che Aurora. Quella cosa di ieri sera, no. Non va bene. Ah, vedi però, ha cambiato subito, prima era no, tranquilla il periodo, subito dopo ha cambiato idea. Non va bene, cioè. Vabbè, allora ci parlo, devo fare, è l'unica, no, devi parlarci. Ma per rendere il tutto più complicato, convinciamo la mamma di Goffredo a chiamare Michelle, fingendosi preoccupata per il figlio. Ma è successo qualcosa? Litigato con Auri? No, non è successo niente di strano, nel senso che un pochino battibeccano. Insomma, se c'era qualcosa, sono sicura me l'avresti detto, però... Assolutamente. Però non ti devi preoccupare di niente, che va tutto
bene. D'accordo. Ha fatto finta di niente, Daddo. Vabbè, giusto. Sì, vabbè, non è che fosse successo. No, non è successo niente, però, non gliel'ha neanche accennato. Anche la mamma di lui gli ha detto che è un po' strano in questo periodo. Sì, è vero. Vediamo, un'altra pulce nell'orecchio. Esatto. Durante un aperitivo con Michelle dovrà confidarle che sta vivendo un periodo di mancanze. Era da un po'. Fanno proprio le prove. Bene così, sì. Perché non è semplice. Sono un paio di giorni che non so se hai notato che sono un po' giù di morale. E secondo me un po' sono arrivata alla conclusione che mi sento un po' sola. Ma non capito, capito. Sai quanta gente comunque single e magari non ha neanche la compagnia perché a casa da figura vorresti essere single. Quando sei sposato vorresti non esserti mai sposato certe volte, capito? È vero, però. Cioè, sì. Senso, penso che l'abbiamo provato una volta tutti quanti, sì. Questa sensazione. Non è una sensazione continua, però in quell'istante magari dici. È vero, è vero. Sia quando sei single, sia quando sei fidanzato. È la verità, ragazzi. È la vita. È la vita, è fatta di alti e bassi. Alti e bassi. Ti manca una figura adesso, te? No. E quando eri fidanzato? Che cosa mi mancava? Volevi stare single? No, in quel periodo no. Anche perché non è... Quindi stai dicendo il contrario. Sto dicendo quel... il contrario. Vabbè, ma lì, guarda che in quarantena. No, ma dico, anche per storie lunghe, intendo. Ah! Sì, è successo, magari che fai il pensiero. Sì, fai il pensiero, è ovvio che ti venga normale il pensiero. Però adesso sto così bene. Vabbè, ci sta, dico. Quindi. Poi però magari se per 3 anni stai single, dici, però vorrei avere qualcuno. Certo. Dipende dal periodo in cui sei dentro in quella situazione. Esatto, ovvio, ovvio. Comunque, ce l'hai tu il balcone così, sotto il... È incredibile sta casa, eh. Dov'è che sono, a Milano? Mi sa. O a Milano o a Roma, non lo so, forse Milano. Non lo so, però è veramente bella sta casa, eh. Quanta comprensione da parte di Michelle e quanta dolcezza, fino a quando il cavatappi non fa sorgere delle domande a Sara. Ma è mai successo nella storia che due rimanessero sì. Incastrati facendo sesso? Sai quanti in ospedale? Sì, sono le solite c***o di paese questa. Quelle che gli si incastrava il viustelo, la zucchina, sai quelle stronzate? Cioè, beh, l'argomento sembra molto sentito anche dal cane. Comunque la situazione sembra essersi sbloccata. Eppure Michelle è ancora in ansia. Tanto che il giorno dopo si confida con Tommaso Zorzi, caro amico di Aurora e anche lui nostro complice. Sono un po' di situazione. Interviene anche Zorzi. Abbiamo tutti in sto scherzo, Dado. Secondo me chiamano anche te dopo e tu non ti ricordi. Sì. Proprio me ne sono accorta perché lei ha chiesto a lui di fargli un massaggio. Ah. Secondo te quando non c'è nessuno, cioè se loro due rimanessero da soli? No, secondo me non fanno niente. Ah, io mo posso capire una quarantena, però non è che ti fai il fidanzato della tua migliore amica, cioè. Ma no, Ha comunque ragione. Non arriviamo a questo. E invece vogliamo arrivare proprio lì. Mentre Michelle allenta le tensioni facendo un pisolino, la nostra squadra imbosca le telecamere nel luogo del tradimento. Non sarà facile. Oggi stiamo chiedendo loro una grande prova di recitazione. Tutti in posizione. Sono arrivati al clou, eh. Qua ci sarà il vero e proprio tradimento. Attenzione. Guarda come siamo finiti, prof. La tensione è palpabile. Se senti dei movimenti da su. Non sento niente, cioè... Tutto naturale. No, non sto proprio alzata per non sentire niente. Tranne un messaggio di Aurora. State pronti, vieni qua. Michelle sta arrivando. Suo marito Tommaso dice di aver sentito dei rumori sospetti provenire dalla stanza dei ragazzi. E la nostra vittima decide di controllare. Ho paura di quello che può succedere, ho paura veramente. In ansia tu? Sono in ansia. Va bene? Sì. Sì. No. Aspetta. Ok. Non è come sembra. Dai, no, che cretino, che... Dai, siete dei pirla. La Hunziker non ci vuole credere e chiede spiegazioni a suo marito Tommaso. È un scherzo? Io non voglio sentire un cazzo. Mi se ne lava le mani e via. Vedendo la faccia di Aurora, comincia a preoccuparsi davvero. Mamma, non so cosa dirti, fammi andare a vedere. Così madre e figlia si fiondano verso la stanza del peccato. Ma non abbiamo fatto niente, eh? No, mamma, scusami, puoi dire cosa hai visto tu, per favore? Perché, cioè, a questo punto io... Io non ho visto niente, Tommy... Cioè, io ho la tachicardia. Io lo sapevo! Michelle è devastata. Davvero una pessima... Non sa cosa dire, povera. Non sa cosa dire, infatti anche la sua reazione è dovuta dall'essere incredula rispetto a quello che ha visto. La situazione in cui trovarsi durante la quarantena e Aurora glielo fa pesare. Io te l'avevo detto!
Sì, però io allora, a me sembrava che scherzasse. Ma lo so, mamma, però io te l'avevo detto, sono giorni che te lo dico, che ero sicura che ci fosse qualcosa. Li sta guardando male adesso. Guarda! La Hunziker non sa davvero più quali parole scegliere per consolare sua figlia. E allora, vedendola stare tanto male, Aurora decide di trovarle per lei. Mamma, allora. Subito. No, no, non ce la fa. Vabbè, stava. Gli dispiaceva. Ragazzi, cioè, che cazzo è? È uno scherzo da degli. Bello però, ci sta, Nel senso, comunque erano limitati dal fatto che non potevano arrivare complici, cose del genere, sai che quelle cose alimentano lo scherzo. Sì, non era facile farlo. Non era facile, perché comunque è molto più difficile realizzare uno scherzo di una persona che conosci bene, perché sai i suoi sguardi, i suoi atteggiamenti, cose del genere. Quindi io ti sgamerei subito, Daniele. Ma va. Sì, sì. Quando sei nervoso ti inizi a pulire tutto. Che mi contatti? Chi? La redazione delle Iene. Ti organizziamo uno scherzetto pennello. Pensi che non sia per recitare? Vabbè, ma in questo caso era più difficile perché era tutto in una casa. Però è riuscito, lei c'è cascata. Quindi bello, ci sta. Ragazzi, lasciate le vostre considerazioni rispetto a questo scherzo qui sotto nei commenti. Daniele, io ti ringrazio. Grazie a te. Buona vita, buona fortuna. E noi ci vediamo prestissimo, come sempre, con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.